Come, scusa? Vuoi esserci anche tu nei video? Ma non posso usarti. Siamo in quarantena. E va bene, cosa facciamo? Ti lavo? Ti controllo la biteria? E allora non lo so. Per caso vuoi fare una discesa? Ragazzi, ma quanto ci manca andare in bici sui sentieri? A me personalmente tantissimo. Non resistevo più, anche la mia bici, come avete visto, voleva andare a girare. E eccomi qua. Sono sul sentiero Hard Rock, che è esattamente dietro casa mia, circa 200-300 metri dalla mia proprietà, quindi anche per queste norme ci sono dentro, non preoccupatevi, stay safe. E niente, sono salito su abbastanza veloce per beccarmi gli ultimi raggi di sole e adesso vi porto in questa trackwalk. Sentiero molto molto figo. Partiamo da questo, che è un salto che avevo costruito io tanto tempo fa. Si arriva da una discesa abbastanza ripida. Il percorso parte lassù in cima, non si vede, dalla Madonna della Guardia, e qua più o meno siamo a metà. Qui c'è questa discesa un po' più ripida e questo cumulo di terra un po' più rossa. E avevo costruito questa rampa che mi faceva saltare fino là dietro. Il salto non è così piccolo. L'atterraggio purtroppo adesso è abbastanza rotto dall'acqua, ma anche in condizioni normali non era semplicissimo. Dopo quel salto c'è un tratto un po' in piano che ci collega in questo versante qua, dove si torna di nuovo ripidi. Ci sono molte molte pietre, da qui il nome Hard Rock. E guardate un po' che vista che c'è. Questo è molto Hard Rock. Dal video non so se rende l'incazzatura e l'incasinatura di questo sentiero. Davvero, davvero molto tecnico. Tantissime rocce, purtroppo la maggior parte sono mosse in questo periodo perché con le ultime piogge si è rovinato parecchio e non siamo più andati a sistemarlo. Dopo un bel rettilineo scassato si arriva a questa destra molto molto larga. Ci sono parecchie linee, ce n'è una tutta esterna che è forse la più semplice, però secondo me non è la più veloce. La più veloce invece è restare abbastanza interni, arrivare su quella pietra lì e cercare di saltare via alcune delle pietre che danno molto fastidio per poi mettersi velocemente nella sinistra dopo. Questa biforcazione invece ha una sua storia abbastanza particolare. Alcuni anni fa c'è stata la gara di Super Enduro qua e prima il sentiero passava tranquillamente lì a destra, era anche abbastanza scorrevole, veloce, non c'era nessun problema. Dopo la gara, che io non ho fatto, mi sono trovato aperta questa linea qua a sinistra, che sarebbe una sorta di taglio che prima non esisteva. Boh. Come vedete anche qua si arriva da un pezzo molto scassato e c'è questa bellissima sinistra con un po' di terra laggiù che comprimendola bene ti fa prendere velocità per un tratto in piano che c'è lì dopo. Questi lavori qua di riempimento, di pulizia del sentiero, eccetera, eccetera, li ha sempre fatti Riccardo Dondo, Boa, e grazie a lui che tutti questi sentieri qua a Varazze esistono e in qualche modo sono mantenuti puliti. Piccolo S, molto scavata, laggiù scavata anche dalle moto da trial che qualche tempo fa sono passati per una gara. Guardate in che condizioni è adesso, davvero davvero distrutto. Ciao Sole, ciao ciao. Da qua si vede la partenza del sentiero, lassù dalla Madonna della Guardia. Scende giù nella valle di destra, poi attraversa in piano verso sinistra, scende giù per quella valle e arriviamo qua. Qua finisce più o meno il pezzo scassato e ripido, mentre invece qua abbiamo un pezzettino in piano che va poi verso casa mia. Anche se è il mio sentiero di casa, letteralmente il mio sentiero di casa, perché qua sopra c'è il mio pump track. E è un sentiero che non ho fatto tantissime volte perché andare a prenderlo è veramente lunga. La strada è lunga, ripida e è molto faticosa. In più il sentiero è davvero corto, quindi non ne vale molto la pena. Per esempio, ho fatto molte più volte Scogli Rossi a San Romolo. Adesso però vi lascio una clip di questo sentiero così vedete bene com'è. E adesso vado a preparare un set per delle foto molto particolari, quindi ci vediamo dopo.
infatti eccoci qua nel mio sgabuzzino, e fuori ormai è buio, quindi è il tempo giusto per fare delle foto un po' speciali. Allora, qua c'è la mia nuova bici d'enduro che praticamente nessuno di voi avrà mai visto perché non ho ancora postato niente. Nukeproof Mega, carbonio, fighissima. Quindi volevo fare delle foto un po' particolari per ringraziare comunque chi mi supporta e chi mi dà la possibilità di usare queste fantastiche bici. Quindi ho pensato a una tecnica un po' strana, non so se l'avete mai vista. Si tratta di fare delle scie di luci luminose dietro al soggetto per renderlo un po' più vivo e fare la foto un po' più dinamica. Adesso vi spiego come ho fatto. Vi faccio vedere qualche esempio proprio adesso e fatemi sapere cosa ne pensate. A me piacciono un botto. Il setup è abbastanza semplice. Come vedete ho scelto una parete abbastanza omogenea. Questa è tra le più omogenee che ho intorno a casa mia. E ho messo un telo nero, sarebbe un lenzuolo, attaccato a dei fili qua sopra che uso per stendere la roba, con delle mollette. L'ho teso bene così da formare una parete semi professionale. Poi ci vuole la bici, torcia, che è praticamente il mio iPhone. Poi serve una torcia LED e io uso questa qua, che abbiamo usato io e Francesca a pila. È viola in questo caso, può fare queste luci lampeggianti oppure luce continua. Poi ci vuole la camera, messa qua sul cavalletto. E come impostazioni adesso sto usando uno scatto che dura 15 secondi a f10, ISO 100. E adesso, signore e signori, andiamo a spegnere la luce principale. Quindi la nostra scena è esattamente questa, che la GoPro non riesce a riprendere. La bici in realtà è laggiù. Vedete, la bici è qua e io sono dietro la bici con la torcia luminosa e farò delle opere artistiche manualmente. Avete visto cosa ve ne pare? Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Naturalmente, se non avete una torcia LED come quella, potete usare anche delle luci di Natale e il risultato sarà questo. Naturalmente tutto è possibile grazie al fatto che la macchina ci mette 15 secondi a fare lo scatto, quindi in quel tempo noi abbiamo la possibilità di inserire la nostra scia luminosa, di fare le nostre opere artistiche come vogliamo. Quindi abbiamo 15 secondi dove il sensore continua a catturare luce, a catturare informazioni di quello che succede. La scena non viene sovraesposta perché, come avete visto, la luce è veramente molto bassa e quello che risalta sono poi le luci, perché sono molto più luminose rispetto alla scena normale. Niente, dal mio ripostiglio è tutto, spero che anche questo video vi possa essere piaciuto e ci vediamo domani con un altro vlog. Ciao!